Ed eccolo, il sacro Speco, un'apparizione, un luogo di eremitaggio divenuto un'opera di architettura e di arte. Qui ho appuntamento con Don Luigi Tiana. Sono trovata, ecco. Padre Luigi. Sarà ripagata da tutto questo. Mamma mia, ma ho già visto, è meraviglioso, ma è una visione. Sì. È una visione. È una visione, sì. Veramente. Sì. Ma mi dica la storia, perché qui c'è la grotta. Qui c'è la grotta dove Benedetto, giovanissimo da Roma, si rifugia qui per 3 anni di vita solitaria nella preghiera. E poi nel 1200 viene costruito questa architettura spettacolare. Ma prima non c'era nulla? No, prima non c'era nulla, c'era la grotta e attorno degli eremi. Poi però diventa appunto il luogo del pellegrinaggio. Certo, sì. Quindi nel 1200, proprio nell'epoca di Francesco, fra l'altro. Nell'epoca di Francesco, perché abbiamo una testimonianza del passaggio di Francesco qui al Sacro Speco. Tra l'altro Francesco, patrono d'Italia, Benedetto, patrono d'Europa. Sì, quindi sì, insomma, sì. No, abbiamo due personaggini di spicco. E quindi tutto questo viene costruito e viene perfettamente riempito di affreschi. Sì, solo l'arte che può esprimere in qualche modo la bellezza, non solo la bellezza dell'uomo, ma anche la bellezza di Dio. Un percorso nella storia dell'arte. Nella storia dell'arte, sì, sì. Dalla pittura bizantina fino al Rinascimento. Bellissimo. Andiamo. Incredibile. Siamo nella parte più alta del Sacro Speco, di questo santuario, e qui abbiamo la scuola senese che dipinge l'ultima parte della vita di Gesù a partire dall'entrata in Gerusalemme, poi al giardino del Getsemani, poi la grande crocifissione, la risurrezione e l'ascensione al cielo. È un film in cinemascope, sì, no? Sì, sì, sì. È l'insegnamento, la Bibbia per i poveri. Guardando queste immagini si riporta nel cuore del pellegrino il brani del Vangelo e quindi la conoscenza del mistero di Gesù. Però questa scuola è una scuola quasi attorno a Giotto. E dopo Giotto, sì, infatti tutto il movimento è proprio il movimento che Giotto porta come progresso pittorico. Stavo guardando questa meravigliosa crocifissione, certo. Ma con dei soldati vestiti strani, come mai? Sono dei soldati perché invece di essere vestiti come soldati romani, sono vestiti come soldati degli eserciti nemici di quel tempo. Istantanea, diciamo, della crocifissione, esatto. Ma anche del momento storico, storico in cui, sì, appunto, sì, è stato costruito e dipinto questo meraviglioso santuario, veramente. Certo. Qua invece è una scuola precedente, la scuola umbro-marchigiana. E qui infatti c'è un episodio importante nella vita di San Benedetto. Esatto, quando Benedetto viene chiamato dai monaci, siccome per loro la vita è troppo austera, allora tentano di sbarazzarsi di lui porgendogli una coppa con un vino avvelenato, ma quando Benedetto traccia il segno della croce della benedizione, la coppa si spacca. Quindi lui riesce a sopravvivere a questo tentativo di avvelenamento per via della regola. Sì. Ma insomma, sta regola cos'era? Così dura che tutti tentavano di avvelenarlo. Al contrario, è una regola invece molto equilibrata rispetto a delle regole precedenti molto più severe, però logicamente richiedono una serietà, un impegno di vita. Si tratta di inventare una nuova maniera sociale di vivere insieme. Bravo, esattamente questo. Cioè, alla fine è un personaggio che è quasi un costruttore di civiltà. San Benedetto è un letterato, è una persona che certo, ha studiato. Certo, no? Perché nasce da una famiglia patrizia romana. Viene mandato a Roma per seguire il corso degli studi tipico dei figli del patriziato. Quindi lui ha delle conoscenze non solo umanistiche, ma anche scientifiche. Lui dà inizio a questo grande movimento che è il monachesimo benedettino d'Occidente, che svilupperà tutta questa serie di ricerca anche scientifica. Pensiamo al sismografo a Perugia, inventato proprio da un benedettino. Beh,
Insomma, un utopista. Un utopista. Che però realizza. Realizza attraverso proprio un codice di vita che è la regola. Le faccio vedere una cosa, cosa? Interessantissima. Dove? Qua, venga, venga. Cosa devo vedere? Ma no! Questa è un'immagine molto bella, simbolica. Vediamo che il diavolo è stato imprigionato fuori dal santuario, dalla chiesa, e infatti si morde le dita. Si morde le dita, ecco, perché non può entrare. Siete riusciti a metterlo in prigione? Boh. Andiamo a vedere la grotta dove San Benedetto, andiamo. Allora Benedetto, solo un ragazzino di 16 anni, praticamente, viene a fare l'eremita. E giù. Qua continua il colossal, ecco. Veramente tutta frescata. Tutta frescata, totalmente. Tutta frescata, ma con esempi di pittura veramente splendida. Sì, qui siamo nella parte centrale del santuario, lì l'ingresso alla grotta di Benedetto, il cosiddetto Speco, e intorno scene della vita del santo. Qui c'è una scena. Qui c'è una scena. C'è una scena ed è di nuovo. Ed è di nuovo il prete Fiorenzo che è geloso della presenza e della santità di Benedetto, gli offre un dono, un pane avvelenato. Ma povero Benedetto! Ma anche stavolta però un corvo verrà e porterà via lontano da Benedetto questo pane avvelenato perché non sia di danno alla vita di Benedetto e dei suoi discepoli. Quindi insomma non ci riescono ad avvelenarlo, ci provano in tutti i modi ma non ci riescono. Vedo là parte della grotta, cioè tutto dipinto, ma poi a un certo punto arriva alla roccia. Perché la costruzione è proprio addossata alla grotta per custodire la grotta di Benedetto. Benedetto, dove Benedetto è venuto a fare l'eremita. E questa è la grotta dove Benedetto visse per 3 anni nella solitudine e nella preghiera, e come possiamo notare è la nuda roccia, perché Benedetto qui veramente impara come bisogna lasciar tutto per poter costruire qualcosa di nuovo. Veramente è una costante questa, no? Delle grotte dove gli eremiti allora andavano a meditare, certo, a stare. Sì, sì, sì. Per avere una rivelazione anche, se vogliamo, cioè avere un contatto. Esatto, col trascendente, ma io direi anche per comprendere ciò che è necessario alla vita dell'uomo e ciò che è invece superfluo. È sorprendente questo contrasto fra la parte dipinta con colori vivaci che confina con la nuda roccia. Arriviamo in questo stupendo angolo, ma è veramente la cosa incredibile che qua siamo addossati alla roccia e poi invece quest'altra parte che è tutta civiltà, tutta immagine, tutta soprattutto tutto colore. È veramente fantastico, tutto è unico. Alla grotta di Benedetto. È veramente unico, eh? Unico, non avevo mai visto una cosa così. Eccoci qua, c'è una sorpresa. E cosa c'è qui? Ma dai, ma è San Francesco? Questa è l'immagine, la prima immagine che si conosce di San Francesco ancora vivente. Infatti, quando Francesco passa di qua, l'abate del tempo gli fa fare un ritratto. Un ritratto che è molto vicino alle sue sembianze, in quanto ha una particolarità fisica. Ha un occhio più grande e un occhio più piccolo. Esatto, perché Francesco ha una grande malattia agli occhi e verrà anche operato da questo. Sì. Con in mano il saluto tipico francescano di pace bene, pace a questa casa. Quindi Francesco è sempre un uomo, ecco, che porta di pace, la pace. Come San Benedetto. Beh, allora quindi abbiamo unito i due santi. Francesco e Benedetto. Abbiamo detto che tutti e due avevano come parola fondamentale la pace, mica così da poco, da raggiungere, e quindi abbiamo unito i due percorsi. Qui è un luogo veramente magico, importantissimo. È un luogo bello. E poi è veramente meraviglioso, da vedere assolutamente.